ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui easy per parlarvi della mia wishlist riguardante i libri. In realtà è più una lista dei desideri, nel senso che quando vado in libreria comunque vado a cercare delle letture mirate, cioè delle letture che io voglio da un po' di tempo. Perché comunque un libro mi costa, cioè costa di solito un minimo 10 euro, un massimo di 20, e quindi non è che vado a comprare così spesso libri. Guardo il telefono perché ho le foto e ho tutto scritto lì. Comunque il primo libro che vorrei è The Game, e vi lascerò la foto di qua o di là, di Alessandro Baricco. The Game praticamente parla della rivoluzione digitale, nel senso che è un saggio che parte dall'inizio della storia, quindi dall'analogico, e poi parla di tutta la trasformazione dall'analogico al digitale. Quando ho visto questo libro qui, The Game, che adesso hanno fatto la versione economica Feltrinelli a 10 euro, ho subito fatto la foto e ho detto: ok, questo deve essere mio, cioè. È bellissimo perché a parte che Baricco mi è piaciuto da subito, e ho letto La sposa giovane o La giovane sposa, una cosa del genere, che mi aveva molto attirato, nonostante la scrittura di Baricco mi era sembrata un po' fredda e un po' difficile. Comunque vorrei leggere questo saggio e l'ho messo in wishlist nel caso in cui qualcuno me lo regalasse. Il secondo libro che è presente nella mia wishlist è Jane Eyre di Charlotte Bronte, o Charlotte Bronte, e vabbè, non c'è nulla da dire di Jane Eyre perché l'abbiamo studiato tutti a scuola. E parla insomma della situazione delle donne nell'Ottocento, e boh, a me piace molto, cioè ne ho sentito parlare strabene, tant'è che ho messo nella mia wishlist anche Villette di Charlotte Bronte, nonostante questo dicano che sia un po' più pesante, un po' più lento rispetto a Jane Eyre, ma fa niente, io ce l'ho lì in wishlist e spero che prima o poi sarà mio. Un altro libro presente nella mia wishlist è L'educazione di Tara Westover. L'educazione è da poco, hanno fatto da poco la versione economica, e dovrebbe venire sugli 11-10 euro. Adesso mi ricordo, ma l'ho visto ieri. E praticamente, come dice il titolo, parla di educazione, c'è cioè un romanzo di formazione in cui questa ragazza, Tara Westover, cioè Tara, scopre che cos'è l'educazione, l'emancipazione delle donne e l'importanza che ha l'educazione. E io, facendo un concorso come scienze dell'educazione, mi sembra molto importante e inerente al mio corso questo tipo di lettura, e quindi è nella mia wishlist. Un altro libro è La bambina falena. Allora, La bambina falena in realtà è da un po' che ce l'ho lì nella wishlist, perché l'avevo visto e mi aveva ispirato. Comunque parla di questa ragazza Greta, poco più di 20 anni, e ha un buco nel suo passato, nel senso che si è trovata all'improvviso su una spiaggia e nessuno l'ha mai più reclamata, cioè nessuno le dice: ho parenti? Ho qualcuno che, cioè, da dove vengo? Cos'è il mio passato? Perché non ho ricordi? E boh, cioè, anche adesso che comunque ne parlo, mi ispira, solo che non so perché ogni volta che sono lì per comprarlo, alla fine compro altri libri che, boh, mi ispirano di più. Un altro libro che ho nella mia wishlist è Come una storia d'amore di Sharon Pewell. Comunque mi metto il titolo perché non so pronunciarlo. Comunque parla di due ragazze cresciute nella di due sì, di due ragazze cresciute durante la Seconda Guerra Mondiale. Oh, di nuovo la Seconda Guerra Mondiale. Tema ovviamente che io non leggo mai. E vabbè, parla di Lily e Niamh, che sono due persone completamente diverse. E Lily è bellissima, mentre Niamh vive in un mondo tutto suo. Lily inizia a frequentare una biblioteca, però lei tratta solo la parte dei libri per ragazzi, e farà amicizia con una signora anziana che è molto amante di libri, è una accanita lettrice di classici, e quindi inizierà insomma il suo amore per la lettura classica.
Mi ispira, non so neanche perché mi ispira. Comunque, sapete quando fate quei test sui giornalini? Ecco, questo titolo mi ritornava sempre e nei test, e poi lo vedevo in giro e quindi basta, ho detto lo metto nella mia wishlist perché deve essere amore, può essere che sia stato amore a prima vista. E un altro libro che è nella mia wishlist da un sacco di tempo, ma che non ho mai visto in libreria, ho visto solo su Amazon, però in francese, quindi non so come farò a reperirlo. Si chiama Max. Sì, Max di Sarah Cohen Scali. E questa è la copertina, comunque ve lo metto di qua o di là, come ho detto prima. E di cosa parla? Allora, parla del periodo ovviamente della Seconda Guerra Mondiale di Hitler e il programma di Hitler di di prendere le donne naziste e farle partorire bambini che poi saranno cresciuti in modo ariano, cioè come voleva Hitler, in modo tale da sfornare sempre il più possibile e purificare la razza ariana. Max è uno di quei bambini che è nato dal progetto di Hitler. È un libro veramente che mi affascina, perché anche quello è una cosa veramente terrificante, il fatto che le donne devono partorire dei bambini e che quei bambini non siano cresciuti col volere della donna, con l'educazione della donna, ma cresciuti come vuole un partito politico. Cioè, è veramente assurdo. Allora, un altro libro che è presente nella mia wishlist è La donna che non invecchiava più di Gregory Della Corte. Questo è un libro che mi affascina tantissimo. Allora, non so se avete mai visto il film, quello della donna che non invecchia... Adeline, che parla di questa donna che a causa di un incidente non invecchia più. Parla praticamente della condizione della donna adulta, ovvero che è sempre ha paura di invecchiare. E ho fatto anche da poco un lavoro di gruppo sulla visione del corpo nell'adultità per l'esame di pedagogia del ciclo di vita, e praticamente le donne, come potete vedere anche voi nella società moderna, cercano sempre la chirurgia estetica per sembrare sempre più giovani, per camuffare l'invecchiamento. E invece c'è questa donna che si chiama Betty, che misteriosamente dopo 30 anni smette di invecchiare. E secondo me è bellissimo, cioè è veramente una bellissima storia. E un altro libro che ho in wishlist e che mi ha fatto straridere quando l'ho visto in libreria è Le solite sospette di John Niven, e praticamente parla di questa donna Susan che si ritrova vedova e con la casa pignorata, e per questo insieme ad alcune amiche decide di compiere una rapina. E contro ogni probabilità questa rapina va a buon fine, e quindi decidono insomma di fare le cattive ragazze, di fuggire in Costa Azzurra. E boh, cioè mi ha fatto così ridere che ho detto no, vabbè, ci sta ogni tanto cambiare lettura, e quindi ho deciso di mettere nella mia wishlist con ogni improbabilità, cioè con ogni probabilità che io non lo comprerò, perché comunque va troppo oltre i miei canoni di lettura, però ci sta secondo me ogni tanto le commedie. O più che altro c'è una lettura così easy che ti ispira, non so, a me ispira un sacco. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, un po' così chiacchiericcio in cui vi raccontavo la mia wishlist, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!